bella giornata. Ah, arrivati a Panzano, nella terra del Chianti e di un micino nero che sta cagando. La fai grossa, eh? Oh, ma queste cose non si possono vedere. La situazione è la seguente: sono esattamente 10:48. Io ho prenotato il tavolo per pranzo all'1, perciò abbiamo un po' di tempo libero per fare cose. Prima cosa in assoluto da fare: ammirare il fantastico panorama toscano. Guardate che spettacolo, tutte le vigne. Un po' più vigiloso, ma fa sempre la sua porca figura. Seconda cosa: mi sono scordato l'ombrello, mi scappa la pipì, perciò andiamo a cercare e poi annidarci in un bar. Almeno vi racconto un attimo quello che stiamo facendo. Tu sei il prescelto. Ginsenghino. Se avete letto il titolo avrete sicuramente già capito di cosa parleremo oggi. Di ciccia. Però la ciccia, quella veramente buona. Mi trovo qui a Panzano per andare a mangiare finalmente della macelleria da Dario Cecchini. Molti di voi sono sicuro che già lo conoscono, però chi è Dario Cecchini? Devo andare in bagno, mi sto pisciando addosso. Con questo fusto dietro. Dario Cecchini non è altro che il re della carne. Il magister della carne. È veramente famoso in tutto il mondo e il New York Times l'ha definito l'ambasciatore della toscanità. Nasce nel 1955 proprio qui a Panzano, dove suo padre aveva la macelleria. Lui crebbe in questa zona, sua nonna lo fece appassionare alla cucina, al buon cibo. Però tuttavia non aveva l'idea di intraprendere il percorso del padre di macellaio. Infatti si iscrisse anche lui come Giorgione all'università di veterinaria, perché voleva salvare gli animali e non cucinarli, insomma. Però nel 1976 purtroppo arrivò la notizia che suo padre stava morendo e lui tuttavia non aveva ancora concluso gli studi. Perciò, visto che doveva provvedere al sostentamento suo e della sua famiglia, decise di prendere le redini della macelleria del padre. Un mestiere che con il tempo ha saputo valorizzare e apprezzare, sviluppando anche una vera e propria etica della carne. Infatti il pensiero che porta avanti e che vuole condividere è che il filetto, diciamo, non è la parte migliore dell'animale. Con questo intende dire che non esiste un taglio di carne più buono dell'altro, non esiste una piramide della carne. È un cerchio, dipende tutto dalla ricetta e da come lo cuoci. E inoltre ritiene che il macellaio abbia una responsabilità nei confronti della carne, che questo parta prima di tutto dalla qualità della vita dell'animale stesso. Infatti per essere gustosi devono aver vissuto bene e a lungo. Possiamo dire che con il tempo Dario Cecchini sia diventato il macellaio più famoso al mondo nella sua panceleria aperta a 250 anni. Sempre qui a Panzano ha aperto 2 ristoranti, solo ciccia e officina, e anche un food truck nei quali serve tutte le sue ricette e la sua carnina prelibata. Visto che io sono toscano, studio a Firenze da circa 4 anni e non ci sono ancora andato, oggi è arrivato il giorno. Oh dai, anche quasi smesso di piovere. Andiamo a fare sto Cecchini futuro adesso. In questo palazzino rosso e bianco c'è la sua macelleria. Però magari non tutti sanno che se si continua per questa strada qua si arriva nel suo food truck. Panzano comunque non è il classico paesello arroccato in montagna. È un dislivello di 500 metri, ha 1100 abitanti, però ci sono casettine normali. Purtroppo non è il classico borghettino. Ed eccolo là. Ciao, grazie, buon lavoro. Ce lo andiamo a gustare esattamente là. Questo qui è un po' d'antipasto per darvi un po' l'assaggio e farvi capire di cosa stiamo parlando. Il vero hamburger toscano. Che bellezza. Trovatemi voi le parole per descrivermi questa bellezza. Darionese, pomdario, cipolla caramellata e poi un bel hamburger. Che bellezza. E niente, amici miei, andiamo al taste test. Buon appetito a tutti. Questo hamburger è proprio buono. È quell'hamburger che prendi quando proprio ti vuoi coccolare. Si squaglia in bocca. È tutto tendenzialmente abbastanza dolce, con le cipolle caramellate, la darionese, il pomdario. Le salse sono veramente fotoniche. Poi guardate qui la carnina, bella rosina, tutta bella tenerina. Hamburger pagato 6 euro. Questo qui è un panino dove la carne è valorizzata veramente tantissimo. Non troppi ingredienti, le salse non sono troppo invasive. Buonissimo. Adesso le aspettative veramente alte per quello che sarà il pranzo. Anche perché da quanto ho capito il ristorante di Dario Cecchini non sono ristoranti tradizionali. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta. No, no, aspettate, che dico, prima facciamo un salto nella sua macelleria. Antica macelleria Cecchini. Il santuario della carne.
Grazie. Prego. Non bevo, però oggi si parla di carne, carne rossa. Appena sono entrato mi è arrivato un crostino con il lardo sopra. E che fai? Che bello aver trovato anche Dario. Direi che siamo nel posto giusto. Macelleria visitata, crostino fatto, Dario l'ho conosciuto, l'ho presentato, ci siamo fatti una foto e adesso si va a mangiare. Solo ciccia. Si va qui. Una di queste. Perfetto, grazie. Ma che spettacolo con il fuocherello al fianco. La tavola è bellissima. Qui abbiamo il profumo del Chianti, una vaschettina con del lardo, verdure crude, olio extravergine d'oliva, vino e pane toscano. Promette molto bene. Qui abbiamo il nostro menù. Andrò con il menù macellaio, 40 euro a persona. E c'è un bel po' di robetta. Iniziamo a spillunzicare. Neanche da crack una cosa del genere. Una cosa molto particolare è che questo ristorante ha i tavoli conviviali, perciò qualcuno potrebbe venire qui e mangiare con me, il che è molto figo, però magari non si registri video come me. Se si vuole si è liberi di portare il proprio vino qui al ristorante per mangiare, e inoltre la carne è allevata appositamente per Dario in Spagna, in Catalogna. Guardate che figo il bagno che riprende la texture della carne. Ok, buoni gli antipasti. Mi sono fatto anche un po' di pane con olio e odori del Chianti. Però adesso iniziamo a vedere la robetta seria. Prima portata a petto al forno in salsa verde e poi brodino da bere. Profumino salsina verde, che la stessa di Lampredotto alla fine. Olè. Il brodino io non so esattamente cosa farci, penso vada bevuto così a caldo. Oh, iniziamo con la carnina. Buon appetito a tutti. Porca vacca, si sfilaccia in bocca. All'aspetto avrei detto no, cavolo, la classica carne asciutta. Invece è spettacolare. Brodino caldo. È buonissimo. Mi prenderei una borraccia e me lo porterei in palestra. Devo capire con cosa c'è. Lo devo chiedere. Scusami, una domanda. Il brodo di cos'è? Sarebbe stato brodo di manzo. Ah, brodo di manzo. Ah, pensa te. Brodo di manzo. Infatti dovete sapere che la filosofia, un altro, diciamo, comandamento di Dario Cecchini è quello di non buttare niente. Ogni parte dell'animale, dalla coda all'occhio, dal naso, viene utilizzata, viene valorizzata e servita e mangiata. Andiamo col secondo round. La seconda portata è molto bella. Crostini al sugo di Natale. Nome più perfetto per questo piatto penso che non possa esistere. Questa è roba seria, eh. Non riesco a mangiarlo con le mani perché il pane è molto soffice sotto. Wow. Pane bello bagnato, intriso di sugo. Mamma mia, raga, assurdo. La carne è spettacolare. Forse per i miei gusti leggermente troppo salata, non è molto equilibrata con la delicatezza del pane, però la consistenza è spettacolare. Siamo solamente alla seconda portata e ho un po' terrore perché sto iniziando ad essere pieno. Aiuto. La citazione di Dante in questo momento non promette bene. Mancano ancora 5 portate. Terza portata, fagioli all'olio d'oliva insieme alla tartare scottata con rosmarino. Wow. Ok, ok, interessante, interessante la situazione. Andiamo con i fagiolini. Semplici, sapore abbastanza neutro, non tanto impegnativi. Ma adesso proviamo questa tartare. Mi ispira di brutto queste polpettine. Interessante anche il fatto che sia scottata nella parte sotto e basta. Questo profumo è proprio macelleria. Stiamo superando il livello casa di nonna. È fighissimo perché c'è il sopra che sa di tartare e poi il sotto di polpetta la nonna proprio. Questa ricettina qui semplice la rifarò sicuramente. Questo ramerino in culo è buono in culo. Grazie mille. Abemus ciccia, bistecca panzanese. E qui con la ciccia si sboccia. Oh, non bevo alcolici, però uno, non voglio essere offeso nei commenti. E due, la tradizione va portata avanti. Cheers. E si gode. La crosticina all'esterno è saporita. La carne quando la mordi lascia tutti i succhi in bocca. Comunque per fortuna sono proteine e non carboidrati, perché sennò sei già morto alla seconda portata. Proteine di qualità poi. La panzanese comunque serve questa parte qui dell'animale. Grazie. Questa è una bistecca di
diversa, si chiama bistecca d'anca. Ah, ok, perfetto, grazie. Questa qui è la ciccina dell'anca, quella che rimane proprio attaccata all'osso, ovvero quella più tenera. Bella, bella, bella. No, è fotonico. Ti squagli in bocca. Orgasmo culinario. Oh Cristo santo. C'è la crosticina esterna, croccante, leggermente dolce. L'interno si squaglia in... Cioè è... Non ho mai mangiato una carne così tenera. L'ho sempre detto che la carne attaccata all'osso è la migliore. Che tra l'altro, da quanto ho capito, questa qui è anche fuori menù. Cioè, ci hanno portata ma non è nel menù. Posso venire qui e essere felice. E la sesta portata sono i tenerumi in insalata. Carne di ginocchio. Arriva un profumo di cipolla incredibile. Ma poi c'è un botto, cioè, ma che... È un botto di carne. Non voglio lasciarla qui. Buon appetito. È una carne leggermente più asciutta rispetto a quella che abbiamo assaggiato prima, ovviamente. Sa quasi più di spezzatino questa. Con l'insalata veramente tanta roba, perché mi dà quel tocco di freschezza che ci sta di brutto. La situazione stomaco e pienezza inizia a farsi complicata. Questa qui penso che sia tipo la tortura più buona che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Allora, fatemi carotina per sgrassare. Oh mio Dio. Penso che non mangerò carne fino a dopodomani. Wow. Comunque alla fine sono da sola al tavolo, perciò tutte queste quantità di cibo che state vedendo, che mi stanno portando, sono solamente per me, solamente per una persona. L'ultima portata è bella. L'ultima portata è molto bella, umidi, con la francesina. Guardate qua tutto quel sughettino, carne sfilacciata, tenerissima. Si rompe solo a guardarla. Rush finale. E anche questa è stata una signora esperienza. Sicuramente con un'impostazione, diciamo, leggermente differente rispetto alle solite mangiate che ho portato in questi ultimi video. Con l'ambientazione un po' meno casereccia, però comunque il menù tradizionale, piatti tipici, super buoni, cibo di qualità, quantità abbondantissime. E chiudiamola qua. Oh, fino all'ultimo, cioè fino all'ultimo il nostro Dario vuole farci godere come porcellini. Da quanto è tenero non riesco neanche a infilzarlo con la forchetta. Ancora, ancora. Come faccio a lasciare qui questa prelibatezza, me lo dite? Se io lo lascio qui c'è il rischio che stanotte me lo sogni. Il buon cibo quanto è buono ma allo stesso tempo pericoloso. Wow. Oh, via, tortina all'olio. C'è sempre spazio per il dolce. Zucchero, uvetta, limone. Ottima chiusura. Ricorda un po' le frittelle di carnevale. Benissimo, veramente una bella esperienza. Finita, che mangiata. Conto finale 40 euro. Se siete gli amanti della carne, c'è anche il menù di degustazione delle carni, quello officina. Questo qui era solo ciccia, c'è anche quello panzanese. E ci tornerò sicuramente per provarli, magari insieme a Lorenzo Gagliano, che è anche lui un amante della carne, della ciccia buona. E qui da Panzano, amici miei, spero di avervi fatto scoprire Dario Cecchini, il suo ristorante. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.